Credo che siano doverosi complimenti per Brescia perché su 40 minuti ha condotto per 39. Da parte nostra c'è un po' di rimpianto, nel senso che in una partita onestamente brutta, non bella, non certamente bella da vedere, noi siamo adesso in grande difficoltà fisica con alcuni giocatori che hanno spinto fino adesso e si è visto che non ce la fanno. E difficoltà tecnica di conseguenza perché non abbiamo ruoli e dobbiamo per forza adattare situazioni diverse. Rimpianto perché per 3 volte abbiamo ricucito una partita che sembrava chiusa, 3 volte abbiamo speso energie per tornare, poi onestamente abbiamo sbagliato in sequenza dei tiri liberi importanti alla fine, dei tiri aperti da sotto, da 3 punti che potevano comunque cambiare l'inerzia, però quando poi succede così diventa difficile recuperare. Abbiamo giocatori che, diciamo, giocatori Covid sono veramente 3 passi indietro, ma lo sapevamo, più l'assenza diventa tutto molto complicato perché gli altri compiono un extra sforzo. Però dobbiamo continuare, dobbiamo magari sprecare un po' meno quando spendiamo tante energie e andare avanti. Domande? Senti, coach, 5 partite difficili in 11 giorni. Comunque oggi si è visto una reazione, soprattutto nell'ultimo quarto. Veramente è mancato poco per portarla a casa la partita. Mancato qualche giocatore, la verità è che sono mancate energie perché alla fine si vanno a spremere giocatori che in questo momento non ne hanno e quindi si rischia poi di sbagliare anche cose facili. Sull'attitudine della squadra, il quanto questa squadra cerchi di essere coesa e quanto cerchi di combattere e non darsi mai per vinta, credo che in queste 5 partite, comprese quando ci sono state la possibilità con i giovani, non ci sia poco da dire, però alla fine poi arrivano le sconfitte. Quindi va tutto bene, dobbiamo recuperare i giocatori e purtroppo saremo così ancora per un bel po', questa è la verità. E quindi la situazione non è proprio così, così limpida, così semplice. Però dobbiamo continuare ad andare avanti, non abbatterci. C'è un po' di rimpianto perché è la seconda partita che perdiamo alla fine, ma per quello che non abbiamo fatto prima, non tanto per ciò che è successo nell'ultimo minuto e mezzo, per quanto abbiamo sprecato sbagliando anche cose abbastanza semplici. Io le imputo soprattutto anche ripeto, a una stanchezza perché, come si è visto, stasera Ramos era veramente grande difficoltà, più ci sono chi rientra e quindi è tutto un insieme di cose. Ma questo non toglie meriti a Brescia.